pubblico è talmente abituato a vederli insieme che immagina che siano una coppia anche al di fuori dello schermo, ma è normale. Ma Ceri, dov'è? Perché loro pensano che poi uno passi tutta la giornata oltre al lavoro, no, insieme. Sì, sì, quando sono stato 7 anni ho detto fa. Sono nati due figli a Caterina del periodo. Vabbè, comunque è andata a parlare chi c'è, parlarvi di chi c'è al secondo. La coppia, Gio. Uomini. Insomma, recentemente si è parlato di una brutta lite tra i due, però chissà se sarà vero. Sentiamo un po'. Ecco qua, quindi con buona pace di chi parla di un sodalizio artistico, di un'amicizia, diciamo, mente una coppia di fatto. Ma una coppia di fatto, subito questi siti a parlare. Se Bonolis dice questo, basta, non ne parliamo più. Beh, anche perché insomma 30 anni insieme, insomma, sono un traguardo, un traguardo molto importante di vita, quindi poi, complimenti. Elenua, tra normali. Amici, tra marito e moglie, ma figurati se non discuti, no? Beh, però io e te alla fine non l'abbiamo mai fatto fino adesso. Adesso te meno. No, non so, perché? Facciamo qualcosa. Ma certo, ma noi vendiamo un sogno, vendiamo delle cose. Tu lo sapevi che è stato Paolo Bonolis a presentare a Laurenti sua moglie Raffaella? Io l'ho conosciuta lei solo una volta in un Sanremo. Comunque, lasciamo. E Luca Laurenti e saliamo di posizione, amore. Allora, se adesso no. Vi diciamo che lui in TV non si vede più. Esatto, vi abbiamo anche detto che di recente lui ha raccontato di averla corteggiata in modo anonimo con grandi mazzi di rose rosse, lo ha detto in un'intervista, e ora vi diciamo che ad intervistarlo fu proprio lei, la conduttrice di quel programma in diretta ogni pomeriggio, ok? Tra l'altro lei era stata considerata per anni la più amata dagli italiani. Allora, stiamo parlando? Sì. Sì? Beh, comunque rimanete lì perché torniamo tra pochissimo. Aggiungiamo che lui ha litigato con la D'Urso l'ultima volta. Certo! Bentornati a Vite da Copertina, hashtag BDC. Oggi ci siamo occupati delle coppie della televisione, delle coppie di fatto della televisione, no? Quelle iconiche. E siamo arrivati fino a un sacco di indizi. Allora, vogliamo dirlo? Allora, è facilissimo, Columbro. Guardate. Ascoltate. Però è stato bello rivederli insieme, eh? Anche perché possiamo dire che al di là della prova a frequentarsi, hanno lasciato sicuramente il segno nella storia della televisione italiana. Capisci che è veramente lui stato un conduttore, poi quando era con Lorella, coppia amatissima. La coppia più amata dagli italiani, ecco così. Quegli anni. Vabbè, siamo giunti al termine di questa puntata. No, mi piaceva così tanto. Lo so, sai quante altre coppie iconiche. Sì. Chissà quando parleremo di noi, quando non ci saremo più parleranno. Ma tra molto tempo, ovviamente, Giovanni. 45 qui su TV 8. Mi raccomando, sul tasto 8 del vostro telecomando. E non cambiate più canale poi, Tutta sera, tutta notte. Sempre. Mamma, pensate, anche noi finiremo nel come. Mi metti la mano? È la prima volta che mi vuoi far tentare. Regalami delle rose rosse. Ti regalo dei sorrisi.